mio fianco come sempre Mumbo, e signori ci siamo, un altro match, il quarto, LCS Summer Split 2019. E chi si andrà ad affrontare in questo match se non Sentiamo. Clutch Gaming contro TSM Team Solo Mid? Un matchup decisamente interessante, perché Clutch Gaming, che hanno avuto un inizio un po' disastroso nella prima settimana con uno 0-2 decisamente poco convincente, sono tornati nella seconda settimana con invece un 2-0 un po' inaspettato, convincente, dando addirittura ai Golden Guardians la loro, quella che è la loro unica sconfitta fino ad adesso. Quindi sicuramente una squadra che ha dimostrato che può andare a ferire anche le squadre che si trovano in questo momento un po' sul lato alto della classifica, mentre TSM ci hanno dimostrato che possono soffrire anche le squadre che in questo momento si trovano un pochino più sul lato basso. Ecco, quindi decisamente un po' di incertezza. Ci aspettiamo che i TSM siano favoriti in questo matchup, se non altro, ma ti dirò, questo split ci ha già dimostrato che ormai tutto è possibile. Ti dirò, dopo aver visto le loro performance, non so se sono poi così favoriti tutto sommato, perché imprevedibili i nostri Clutch Gaming. Intanto rivediamo nuovamente Grig, quindi non Acadian, Grig al fianco dei propri compagni, quindi nuovamente si va a cercare un po' di aggression. Vedremo se ancora sarà il cavallino favorito di TSM, magari rivedremo un'altra volta una composizione del genere, spero di no. È stato un pick molto importante per TSM fino ad adesso, quello di Hecarim. L'hanno giocato sia Grig che Acadian. Grig ha trovato la vittoria, Acadian purtroppo no, giocato in composizioni leggermente diverse che non andavano molto bene a favorirsi l'un l'altro, diciamo. Sono abbastanza curioso di vedere come decideranno di impostare la partita a questo giro TSM, perché per adesso non ho notato molta differenza nell'utilizzo di un jungler o dell'altro. Esatto. Sembra che stessero un po' testando, prendessero entrambi i jungler e gli dicessero: bene, adesso andate, giocate la stessa identica cosa e vediamo come va. Esatto, così si fanno un'idea, dici: ok, abbiamo, sa che abbiamo capito qual è la scelta migliore per noi in questa situazione. Esatto, anche perché comunque quando hai un una panchina del genere da poter comunque intervallare, intercambiare assolutamente tra due jungler, che tra l'altro ripeto ogni volta che, a mio avviso soprattutto, la posizione del jungler è fondamentale, perché va anche a cambiare l'ecosistema del team, del matchup, va a cambiare anche come si va ad impattare sulle varie corsie, quindi magari un po' più a favore delle corsie solitarie, un po' più a favore della corsia inferiore. Cambiare questo valore può effettivamente mettere un po' i bastoni tra le ruote a dei team che sono già rodati e sanno come combattere contro i TSM. Cambio e vediamo cosa succede. Sicuramente, c'è sicuramente la possibilità di andare a variare un po' le opzioni. Questo tornerà probabilmente molto utile in situazioni di best of 5, quando ci arriveremo verso i playoff. Quello sarà un asso nella manica interessante che i TSM avranno dalla loro, che però non hanno mai sfruttato nello Spring Split. Questo è vero, nello Spring Split Grig era panchinato un po' per forza, problemi al polso. Poverino. E adesso questo split, la sua salute vedremo, è migliorata, quindi esatto, l'hanno ritirato fuori, hanno iniziato a sfruttare un po' di più questa appunto dicotomia dei jungler. Ma parliamo dei Clutch Gaming, che a mio avviso, se dovessi votare, è il team più divertente, a mio avviso, è proprio il team più simpatico. Clutch Gaming sono molto particolari, ecco. Abbiamo visto prima una breve statistica che ci mostrava un notevole vantaggio sia a 15 minuti che a 20 minuti, che anche ovviamente vantaggio di gold, anche un buon vantaggio di torri a 15 minuti, 1.5 in media. E per un team che in questo momento si trova sul 2-2, sono delle statistiche niente male, perché vuol dire che comunque anche quando non trovi la vittoria riesci a trovare degli early game consistentemente buoni. E mi piace molto come hanno impostato il loro stile di gioco attorno a Cody Sun nella scorsa settimana, trovando quella prima vittoria, piazzandola appunto su Jinx, permettendogli di raccogliere tutte quelle placche di torre in early game, tutte quelle risorse, di arrivare quindi ai primi team fight con una di carry che praticamente era già scalato. Ma signori, ci siamo, selezione dei campioni, Clutch Gaming, lato blu subito Yuumi, rimossa. Primo ban, vai subito a togliere Yuumi. Questo ci fa un po' capire che i Clutch non vogliono giocare quel campione, non mettono tanta priorità su di esso. E i TSM ci hanno dimostrato settimana scorsa una composizione abbastanza disgustosa, con una Yuumi e uno Zilean che andavano ad assistere il Lucian di Sven, che ha avuto una performance strabiliante. Esatto, ma staremo a vedere in ogni caso, perché da parte di TSM li conosciamo. Sono molto, molto creativi sotto alcune composizioni. Vedremo se riusciranno anche a ritrovare un po' quelle performance perse in questo inizio di Summer Split. Sì, ban di Rumble, vai subito a togliere uno dei grandi comfort di Uni. Abbiamo visto che diversi ha molta successi, priorità su quel campione, addirittura arrivando a first pickarlo in alcune circostanze. Clutch Gaming che vanno a rimuovere invece Sona, che bot lane Taric sono ancora una vivissima possibilità per i TSM, l'hanno dimostrata diverse volte nelle scorse settimane, cambiando anche jungler. Però
appunto sembra essere un po' quel nucleo dell'intenzione di TSM. Tarixona e Ekrim. Esatto, entra, uccide, esce. Dall'altra parte i TSM sprecano, o meglio utilizzano il proprio ban, quindi non si sprecano, su Sylas, che va quindi rimosso dai campioni selezionabili per i Clutch Gaming come per i TSM stessi, quindi va già adesso a cadere uno dei pick da flexare, flexabili. Sì, Sejuani, l'ultimo ban dei Clutch Gaming, questo vuol dire Aatrox ancora disponibile, Ryze ancora disponibile, Irelia ancora disponibile, che per i TSM è un pick molto utile perché sono una delle poche squadre che può effettivamente flexarlo in diverse posizioni e ci ha dimostrato di volerlo fare. Vediamo quindi con Aatrox disponibile se i Clutch decideranno di first pickarlo ora che i TSM hanno rimosso Ryze dall'equazione. Esatto, anche perché effettivamente le possibilità da parte Clutch Gaming di poter impostare... Eccolo lì. Ok, interessante, interessante. Vabbè, era palese che Aatrox facesse capolino, giustamente dopo aver rimosso Ryze, come anche lo stesso Sylas. E adesso vedremo cosa andrà a selezionare i TSM come loro primo pick. Irelia è ancora disponibile, come stavo dicendo. Vero. E i TSM sono di quei team che ci ha dimostrato di sapere giocare quel campione sia in corsia centrale che in corsia superiore. Ma anche quindi mi aspetto diversa, una buona priorità su quel campione da parte loro. E vediamo adesso come vogliono impostare un po' la loro fase draft conseguente, perché potrebbero dare già priorità a Grig, dandogli un jungler come anche Ekrim possibilmente, che è ancora disponibile, ancora molta priorità, oppure un jungler che può impattare i suoi laner fin da prima. Ed ecco infatti Gragas, un Gragas che arriva fin da subito. Molta priorità sul eventuale duo mid jungle o top jungle. Per Cody, Sun e Vulcan a quanto pare si riconfermeranno con questo Xayah Arcane, che non sta avendo un grosso successo questa giornata. Ha visto tutto sommato avere delle battute d'arresto in corsia nelle fasi iniziali, per poi ovviamente riprendersi come al solito ed esplodere nelle fasi finali, ottenendo delle vittorie tutto sommato. Sì, TSM adesso l'ultima selezione, ci sarà sicuramente almeno un pick di scorde nel ruolo tra le due squadre, su quindi le squadre si possono concentrare in seconda fase di ban. Potrebbero andare a mettere pressione su un supporto, e infatti ecco che arriva Lux per i TSM. Vedremo in ogni caso se adesso riusciranno a far parlare di sé con una buona draft di Clutch Gaming. Tutto sommato per adesso è molto standard, un po' che va un po' a stonare con la loro creatività. Anzi, da parte di TSM c'è qualcosa di ben diverso che non si vede spesso, come Garagas, Lux e la stessa Irelia, che viene molte volte rimossa. Uno dei primi ban addirittura. Sì, TSM che adesso possono andare a banare jungler per rendere ancora più facile il matchup di Gragas per Grig. I Clutch Gaming che possono andare a bersagliare volendo tiratori. Caitlyn potrebbe essere un buon ban, perché ci hanno già dimostrato diverse squadre che Caitlyn Lux è una botlane da temere, e i TSM possono tranquillamente andare a selezionarla per Sven in questo caso. Sivir sarà invece il ban, Sivir, che è comunque un ban di tutto rispetto, perché giusto, è uno degli altri tiratori da predatore d'essenza che va a rivaleggiare Xayah nel ruolo di top tier. Potrebbero comunque continuare con un altro ban su Caitlyn, perché no? Lo tanto aspetto. Ormai Caitlyn o forse Ezreal. Sven ci ha mostrato più priorità sull'Ezreal. Vero. Dipende un po' da come a cosa danno più importanza i Clutch Gaming, se pensano che sia più questione di meta o questione di comfort. Vanno a rimuovere anche Skarner, che effettivamente è un po' un problema per lo stesso Gragas. Vedremo adesso quale sarà l'ultimo ban per i Clutch Gaming. Tutto sommato, tralasciando adesso questo ban, hanno ancora da giocare molto bene la giungla, con qualche pick magari stroso, nonostante comunque Rek'Sai sia ancora disponibile, volendo. Questo è vero. Per Lyra. E infatti quel ban di Ezreal per toglierlo dalle mani di Sven. E Sven, avendo Caitlyn disponibile, potrà andare a selezionarla. C'è quell'opzione. Sì, infatti, Lux in subito. Volevo parlare forse anche eventualmente di una Jinx che avremmo potuto vedere, ma Caitlyn Lux si è dimostrata una lane ben vincente fino ad adesso. Quindi, perché non assicurarsela? Vedremo adesso quale sarà la risposta. Un jungler e un solo laner, presumibilmente mid lane per i Clutch, come dicevi, Rek'Sai ancora disponibile. Questo pick di Gangplank potrebbe spostare l'Aatrox in corsia centrale e quindi cercare forse il matchup diretto con Irelia. Perché Gangplank ce l'hanno proprio nelle corde. E invece lui, a differenza di Xayah Arcane, non ha avuto un grosso successo quest'oggi. Già, come dicevamo, adesso manca ancora un jungler. Potremmo vedere forse un Lee Sin o Rek'Sai. Sono un po' i miei due pick prioritari. Sì, perché penso anch'io. E invece no, invece un Aatrox jungle. Questo è interessante. Non l'abbiamo considerato perché effettivamente non si vede così spesso. Raro quanto un Pokémon leggendario vedere un Aatrox in quella giungla. Ma funziona. Può. Sì. Ha un terzo flex che alcuni altri pick non hanno. Almeno non così performanti di certo. E
Ora sono più Clutch Gaming. Ora sì. Ora questo sono, è sicuramente ora un draft interessante. Gaming. Questo è un altro pick molto interessante. Oh my god. Twisted Fate per Bjergsen. Adesso Bjergsen è un giocatore che già mi ispira un pochino di più rispetto a Crown sul sì. Twisted Fate AD. Ho un po' più di speranze per lui. Magari va a ricopiare o a ispirarsi proprio a quello che il buon Nemesis ha giocato oggi in Europa. Quel Twisted Fate appunto AD, dove vai a selezionare la cleptomanzia come turno chiave, un rush di virtù della triade, per poi seguito da spesso archibugio ripetizione per avere un ottimo range di engage con la tua carta gialla, oppure speranza perduta, furia di Winzo. C'è molta varietà nell'ottimizzazione. Devi essere veloce, veloce, performante e distruttivo. Assolutamente sì. Clutch Gaming, la tua Clutch Gaming, d'altra parte vediamo finalmente questo Aatrox in giungla, questo flex che un pochino era sfuggito fino ad adesso, però completa, quindi la trinità dei ruoli in cui Aatrox può essere giocato, e vedremo Nico nelle mani di Damonte. Mi piace, stavo proprio andando a dire quella Nico su Damonte. Mi piace, anche perché io comunque ricordo ancora quello storico match incredibile dove sì, hanno subito la sconfitta contro il Team Liquid, ma che partita con la Kali di Damonte, che numeri che ci ha mostrato. Quindi vedremo adesso su Nico, che può effettivamente sviluppare delle interessanti meccaniche, vedremo come andrà a utilizzarla. Sì, Nico è un campione che mi aspetto di vederla nell'iterazione di potenziamento glaciale e build AP. È un campione abbastanza basilare nella sua esecuzione, comunque molti danni ad area, raggio relativamente ristretto, e per Damonte, che a volte ha fatto un pochino fatica questo split, potrebbe essere il pick giusto. Signori, però gli stemmi imponenti, solo mid contro Clutch Gaming qui sulla landa degli evocatori. E con i vostri hashtag da casa, hashtag CGWin, hashtag TSMWin, fateci sapere secondo voi chi si porterà a casa la vittoria e farà il passo avanti per distaccare l'avversario, perché entrambe queste squadre si trovano in questo momento sul 2-2. E come stavamo dicendo, è proprio il potenziamento glaciale per Nico e la cleptomanzia per Twisted Fate, che quindi ci fa immaginare un Twisted Fate che verta un po' più verso quella build da virtù della triade, da AD. Staremo a vedere, perché effettivamente sono riflettori puntati su questo Aatrox quanto Nico tra la giungla e la grossa centrale, ma soprattutto questo Twisted Fate. Ma soprattutto possiamo vedere anche Irelia su Broken Blade, quindi un po' di meccaniche interessanti. Ci sono sicuramente molte lane da guardare, gli spettatori che possono utilizzare il preview avranno l'imbarazzo della scelta per questa partita. Tra una preview e l'altra. Se vi posso dare un consiglio... Oggi ho guardato in preview la partita di Nemesis con Twisted Fate, un po' noiosa, perché era sempre lì a speed pushare, non faceva granché, sempre lanciava carte. Andate su Irelia. Irelia è molto più divertente. Già. Favoritismi. Comunque, vedremo in ogni caso, per adesso, solita impostazione naturale, siamo neanche a 2 minuti, semplicemente cercano di evitare o di guadagnare delle visioni aggiuntive nella corsia nemica. Oh, interessante questa statistica. Bjergsen con Twisted Fate. Non giocato l'ultima volta. Mio Dio. Quinta settimana dell'LCS Summer 2016, quindi quasi 3 anni fa, contro i Phoenix One, una squadra che ormai da tempo non esiste nel competitivo nordamericano di League of Legends. Già. E intanto qui li vediamo per appunto Vulcan, Cody Sun, scambio di colpi da parte di TSM ai danni di questi ultimi. Vedremo come andranno effettivamente a performare, perché Xayah e Rakan molto aggressivi, ma quest'oggi però, come dicevo, nelle fasi iniziali... What is the game plan moving into this game given how much momentum and how well the team did last week? He said that in general, now that they've proved that they can do it and can carry the momentum forward, they want to take the good early games from LCS, the good scrim results that they've consistently had, and try and ride that forward. And at this point, he says there's no excuses for the team, so I'll be looking for them to really carry that through and continue to have solid performances. Back to you guys. In sostanza ha detto che ha parlato con il coach dei Clutch Gaming chiedendogli un po' cosa ci si può aspettare da questa squadra dopo i risultati di queste settimane. Il coach ha detto che vogliono semplicemente sfruttare un po' il momentum che hanno ottenuto dalle vittorie della scorsa settimana, dalle performance che le squadre hanno avuto individualmente negli scrim, e continuare sulla stessa strada, portarsi a casa altre vittorie. Ormai siamo alla terza settimana, non ci sono più scuse per la squadra, quindi adesso non vedo l'ora di vedere cosa i Clutch Gaming hanno veramente da offrirci. E vedere questi punteggi sotto ai due tag 2-2 per ambedue i team fa un po' strano tutto sommato. Questo è vero. Ma è questa Dunk Stamline, no? Come dicevamo, pare così per il PG Nations, vale così per LCS, forse un po' meno EU. Ma in ogni caso... Sì, più tradizione di così, Fnatic esatto. G2 sul 4-0 entrambi. A posto, nulla di così strano. Vedremo in ogni caso, perché... Per adesso, come dicevo, le fasi iniziali di Xayah Rakan quest'oggi non stanno avendo la meglio.
su delle corsie ben più differenti. Sì, Caitlyn e Lux, abbiamo già parlato, sono una botlane decisamente temibile in fase di corsia. E per quanto stiano mantenendo una pressione molto alta verso quel lato della mappa, stanno pushando costantemente. Grig adesso diretto verso la corsia superiore, vuole cercare un gank su Uni. Forza il flash, ben fatto. E tanto basta, esatto. Ben fatto Grig, spanciato in arrivo, flash di Uni. Questo è importante perché continuerà a mettere pressione, anche perché Uni, a differenza di Solo, sta giocando in maniera molto aggressiva su Broken Blade e lo sta costringendo sotto torre. Sì, questo è un po' l'indole di Uni che si fa viva. Uni, questo giocatore storicamente molto aggressivo, vuole generare vantaggi per conto suo e catalizzare le attenzioni del team avversario. Così ha fatto, attirando subito un primo gank che è stato risposto con il suo flash. Adesso però, appunto, deve stare attento perché un ritorno eventuale da parte di Grig potrebbe essere letale. Infatti mi sarei aspettato, attenzione qui, il doppio lock up, si porta in avanti Cody Sun, un attimo di incertezza, trovano la prigione luminosa, un doppio controllo, arriva addirittura l'ustione da parte di Smooty, ma sarà Sven a raccoglierne l'uccisione ed il primo sangue. Veramente ben fatto da parte della bot lane dei TSM, una concatenazione di controlli perfetta dal momento che il legame luminoso, ovvero il primo controllo, ha bloccato il primo dash di Rakan che stavo cercando di usare per tornare da Xayah, e la trappola ha bloccato il secondo, quindi Vulcan era in territorio nemico senza più scatti. Ha cercato di flashare via, ma i danni dell'ustione e poi i flash a seguire di entrambi i membri dei TSM hanno risposto e sono portati a casa quella kill, per l'appunto. Rivediamolo. Guarda, attenzione veramente, questa è un'ottima entrata, un ottimo knock up, ma il primo dash interrotto, il secondo dash interrotto nuovamente, e a questo punto Vulcan non può più fare niente. Devo essere sincero, la trappola che ha messo Sven è stata molto infame, perché non gliel'ha messa sotto i piedi, gliel'ha messa un po' più indietro così che lui potesse sperare di dire adesso dasho ancora verso Xayah. No, esatto. No, non puoi. E lì c'è stato un attimo di incertezza comunque, perché Cody Sun, prima che arrivasse la prigione luminosa anche su di lui, ha fatto un attimo un passo indietro, ha colpito di un minion, non si è fatto così avanti. C'è stato un attimo di incertezza, di scoordinazione tra i due membri. Già, adesso Sven qua ha utilizzato il teletrasporto per tornare in lane, ha cercato di mantenere questi quattro minion in vita per stabilire un freeze, ma gli è costato molto della sua barra degli HP. Vulcan è anche andato un po' a disturbarlo. Nel frattempo Corizan è potuto trovare un recall abbastanza facilitato e adesso tornerà in corsia a piedi perché non ha il teletrasporto alla sua, la guarigione è già utilizzata in quello scambio. E Sven facendo così però, mantenendo la lane in quella posizione, può negargli veramente tante esperienze e tanti CS. Adesso però è in corsia superiore. Vediamo Lira farsi avanti tra i cespugli dove non c'è visione da parte di TSM. Potrebbe cercare un'aggressione su Broken Blade ancora a livello 5, visto, ma sta per raggiungere il 6. Non credo l'abbia visto in quell'ultimo cespuglio. Fortunatamente i minion erano ancora ben lontani. Il problema è che con un'ondata così grande di minion dubito che Broken Blade si faccia avanti. No, esatto. Più che altro la quando vedi un jungler farsi così avanti a livello di corsia, di lane gank, in una situazione del genere dove c'è una minion wave così grande, per l'appunto Broken Blade non ha nessuna intenzione di ingaggiare o cercare aggressioni, vuole raccogliere quei minion, raggiungere il livello 6 che adesso ha raggiunto e poi eventualmente muoversi sull'aggressiva. Quella più che altro è una situazione difensiva dove hai un po' paura che il jungler avversario possa andare a punire il tuo top laner che si fa sempre così avanti e non hai il flash dalla sua, e quindi vuoi essere lì in caso per rispondere al 2v2 con 2v2. Esatto. In ogni caso qui Grig l'abbiamo visto portarsi in corsia inferiore, arriva addirittura da una coda parte di Smooty, trova la prigione luminosa, partono subito i primi colpi. Qui Sven, un ottimo gioco. Mio Dio. Queste sono combo. Le combo di Caitlyn. Combo che Caitlyn. I giocatori veramente abili con il campione riescono a dimostrare. Questo Sven che gioca Caitlyn mi fa veramente tornare indietro ai tempi dei parecchi G2. Parecchi anni, esatto. Wow. Che bello rievocare questi momenti perché ti fa capire quanto è cambiato, anche perché io subito la prima cosa che vado a ricordarmi è lo scoreboard. Sì. Quanto era diverso. Già. Quanto era old style. Tutta e poi un'altra storia, tutta un'altra storia. Ormai la modernità è qua e insieme ad essa ci sono queste nuove composizioni. Grandi cambiamenti però. Sì, grandi cambiamenti. Addirittura una cosa che sembra non cambiare mai però è appunto la dominanza in corsia di Caitlyn, che sì, si fa adesso avanti sui 10 CS di vantaggio rispetto al suo diretto avversario, e hanno tutti raggiunto ormai il livello 6. No, Vulcan è al 4, non come non detto, non ancora neanche lontanamente il livello 6. Sì, esatto, Vulcan adesso è riuscito a ottenere il 5, ma è rimasto molto indietro perché continuamente preso e aggredito. Anche prima, Prigione Luminosa che l'ha costretto a ritornare in base, lasciando così solo Cody Sun, e poi riavvicinarsi nuovamente alla corsia inferiore.
Questa corsia centrale, nel frattempo, Bjergsen ha raccolto il flagello, quindi conferma definitiva, qualora ci fossero ancora dubbi, è lui, è il Twisted Fate da Virtù della Triade, Twisted Fate AD on it. E per adesso lo vediamo leggermente indietro per quanto riguarda i CS, ma sta ben compensando con la passiva di Twisted Fate, che fornisce oro bonus, uccisione di minion. Infatti lo vediamo lì, dopo il centro del blue buff, quel piccolo più 6 che arriva. Fa la differenza però, piano piano. E ovviamente la runa della cleptomanzia dalla sua, che gli permette di accumulare oro e oggetti colpendo il suo avversario. C'è da dire che tutto sommato tra questi due campioni ci sono delle piccole somiglianze, perché molto del loro trade si basa proprio sul controllo, su riuscire a mettere a segno groviglio per Nico, carta gialla per Twisted Fate, e sì, a quel punto poi subito arrassare. Questo è vero, e spesso appunto in queste situazioni si tratta di chi colpisce prima il bersaglio avversario, chi riesce a mobilizzarlo e quindi trovare il trade vincente. Subito lo vediamo, continui a rush da parte comunque di Smuti, anche per allontanarli, per far sì che Grig possa arrivare tranquillo in quella corsia inferiore, sempre in quel cespuglio, aspettare che avanzino nuovamente con Codisan e Vulcan, ma c'è anche Lyra. Adesso la situazione si sta un po' andando a calmare, e TSM si stanno avvicinando a questo primo drago. Oh, addirittura l'ase utilizzato da Smuti su Vulcan per cercare un po' di Arras. Grig può minacciare il dive, ma non sanno i membri di TSM che Lyra è proprio lì per aiutare i suoi compagni di squadra. Adesso si fa avanti, viene visto. Potrebbero racchiuderli, si porta in avanti col flash. Prigione Lunusa che riesce a raccoglierli. Poi dentro Grig stesso arriva su Smuti, il controllo, ma sarà Lyra a schiacciare l'ultima lama. La Supreme ormai è attivata, ha la resurrezione. Arriva la possibile spanciata per Grig. L'ultimo colpo, arriva la Q finale da parte di Lyra. Doppia uccisione per lui. Due kill veramente ben fatto da parte di Clutch Gaming. Modo in cui Lyra si è lanciato all'aggressione, all'inizio immobilizzato da quel legame luminoso di Smuti, ma poi lanciato nuovamente dentro dal barile esplosivo di Grig. Lì una piccola mancanza di sinergia. Forse Grig pensava che sarebbero riusciti a eliminare rapidamente Aatrox, ma con l'ingresso di Aatrox è arrivato anche Rakan. Lo rivediamo immediatamente. Occhi su Vulcan e su quando decide di ingaggiare effettivamente, perché per adesso trattiene, per adesso trattiene. E adesso parte, una volta che Lyra è stato aiutato da Grig. Un'altra cosa da notare è che stava arrivando la Supreme Twisted Fate, ma è stato bloccato da Damonte in quel fiume. E quindi che ha quindi impedito al midlaner dei TSM di raggiungere i suoi compagni di squadra. Infatti lo rivediamo qua effettivamente. Bjergsen che pensa di essere in salvo, ma il groviglio lo trova fuori posizione. Addirittura Bjergsen, se non sbaglio, costretto al flash difensivo per salvarsi. Damonte. Damonte è molto bravo sul leggere l'intenzione dell'avversario e rispondere perfettamente. Mentre invece qui vediamo il cooldown della Suprema da parte di Uni. Non l'ho visto però in corsa inferiore, sinceramente. Quindi sì, c'è stato in corsa inferiore, se non sbaglio, la cannonata. Ora però lo vediamo Grig subito, non si perde di animo, cerca questo messaggero nella landa, favorito anche dalla presenza di Bjergsen, che ha spinto notevolmente la corsia centrale, costringendo ovviamente Damonte a retrocedere. E occhio del messaggero che va comodamente nelle tasche di Grig. Adesso, magra consolazione. Sì, i TSM stanno cercando di riprendersi un attimo dopo aver perso tutte quelle risorse. Bjergsen ha completato la sua virtù della triade, quindi una prima power spike già ottenuta da Twisted Fate. E qua vediamo addirittura Twisted Fate è il campione con più oro ottenuto fino adesso in una partita. È non sorprendente, considerando la passiva, occhio. Attenzione, la Suprema di Broken Blade va a cogliere un impreparato, ma c'è anche Lyra. Non ha più gli scatti, non ha più il mana. Purtroppo il flash da parte di Lyra è stato già utilizzato. Si porta in avanti, riesce a connettere la prima Q, così come la W e la prima Q. Arriva la punizione glaciale, Uni riesce a mettere a segno il barile e poi la pistolettata, ma non basta. No, è un buon engage da parte di Lyra. Aveva la Suprema dalla sua qualora volesse gettarsi in avanti, cercare magari un dive, il tutto per tutto. E Broken Blade effettivamente aveva anche poco mana, ma il flash era ancora disponibile, quindi non hanno voluto rischiare, semplicemente dare a Huni un po' più di libertà in corsia era abbastanza. Esatto. Però qui nuovamente rivediamo tolti i due jungler a mettere pressioni in questa corsa inferiore. Sven e Smuti nuovamente bussano alla porta di quella prima torre della corsa inferiore, con un certo numero di placche già ottenute. Sì, è un certo anche vantaggio in build per Sven, che ha già completato il frammento d'infinito contro Codisan, che sta ancora raccogliendo componenti per il suo predatore d'essenza. Quindi una situazione decisamente spinosa per la Xayah, che adesso, vittima di una combo di Smuti, perde metà HP. Già, e Smuti non ha oggetti che effettivamente vanno a favorire il danno magico, ma in ogni caso il laser toglie metà vita a Codisan. Bene,
Questo è uno dei vantaggi. Attenzione qui, la suprema, la partita monte, arriva addirittura quella di Sven, utilizzata il barile, si spegne nel vuoto grazie alla stasi di questo lume. Poi Lira in suprema riesce a prendersi svariati colpi per proteggerlo stesso da monte. Sì, più che altro utilizzo la suprema per costringere gli avversari alla fuga. E TSM devono rispettare la presenza di quell'Aatrox e arretrare. Aatrox che dalla sua due uccisioni ha già completato l'oggetto della giungla con gemma e tutto, quindi può essere sicuramente molto pericoloso. Qui gioco di Broken Blade che purtroppo non sembra essere riuscito. Manca poco o è riuscito a prendere quella placca? Sì, l'ha presa. Sì, è riuscito. Gioco pericoloso perché comunque uni non è facile in ogni caso, o meglio, Gangplank non è proprio il bersaglio migliore per riuscire comunque a giocare sotto torre, può tranquillamente continuare ad arrassarti tra pistolettate e autoattacchi. E adesso anche questa quarta placca in corsia inferiore cade 10 secondi prima dello scadere delle corazze, quindi TSM che stanno ottenendo un bel po' di risorse nell'early game, non perdono nemmeno una placca, ne hanno prese una e tre, sette, se non erro? Mi sembra di sì. Lo vedremo a breve nella grafica. Intanto però anche in corsia centrale, messaggero l'hanno utilizzato da parte di Grieg, Bruxen spinge a tavoletta e prendono altre tre placche in quella corsia centrale. Siamo a vedere perché qui nuovamente, attenzione, da Monte e Lira si vogliono affacciare un primo lume del controllo che adesso viene ripulito lentamente. Vulcan gioca con le sue abilità, riesce a evitare il colpo da parte di Smuti. Intanto Sven torna in base, quindi non, nessun pericolo per quanto riguarda i TSM. Sì, è Lira che si trova sfortunatamente sul lato della mappa dove non ha molto da fare in questo momento, è costretto a tornare nella sua giungla a raccogliere risorse. Bjergsen lentamente, piano piano, farmando, kleptomanzando e raccogliendo risorse a una taglia sulla sua testa di 200 gold, pur tutto essendo 0-0-0. Vorrei vedere i suoi soldi adesso, perché prima era in un notevole vantaggio il maggiore, aveva quasi 1000 gold sopra tutti quanti gli altri, poco meno su Damonte, ma vorrei vedere adesso quanti ne ha. E occhi attenti sulla scoreboard, appena switchano dagli oggetti a loro, quella è sicuramente una curiosità da saziare. 8 erano infine le placche da parte dei TSM contro le 0 dei Clutch Gaming, quindi un notevole vantaggio che hanno raccolto fin dai primi minuti di gioco. Adesso vediamo che in corsia superiore Uni ha completato la sua virtù della triade grazie ai due assist di gold in più. E nel frattempo prima torre che cade in corsia inferiore a favore di Sven. E ora adesso tra cleptomanzia, soldi e ovviamente anche torre va a aumentarsi quindi la gold lead esponenzialmente anche. Già, sono poco più di 3000 gold il vantaggio che TSM possono vantare ai 15 minuti, lo scoccare quasi dei 16 minuti. E adesso con il drago della nuvola vivo, ancora vivo, perché è il primo drago della partita in corsia inferiore, potremo vedere un po' di pressione attorno a quell'obiettivo adesso che la prima torre bot è caduta. Ma TSM che forse stanno cercando di mantenere quel drago vivo il più possibile per non dedicare troppa attenzione adesso che hanno questo momento, che forse è uno dei momenti più forti di Caitlyn Lux, esatto, dove possono ancora sfruttarle al massimo per prendere torri. Potrebbero però ottenere, insomma, i primi tre obiettivi: primo sangue, prima torre e anche il primo drago. Vedremo se riusciranno. Però vediamo, ormai l'impostazione standard è lasciare con un aiuto del supporto Caitlyn in corsia centrale il proprio di carry, che possa farmare tranquillamente, magari spingere su quella torre, guadagnare altre risorse. Vedremo però, perché i TSM penso che riescono a sfruttare un pochino meglio quando hai una di carry che inizia a temizzare, come magari quella Sivir contro oggetti a neanche 25 minuti. Sicuramente. Bjergsen nel frattempo ha completato l'archibugio a ripetizione, quindi il secondo oggetto già finito al 16° minuto per Bjergsen, e adesso si iniziano a fare avanti su questo drago, effettivamente sfruttando la pressione che, come dicevi, Caitlyn ha ottenuto in corsia centrale e quella che Bjergsen ha ottenuto in corsia inferiore. Facile drago che quindi cade nelle mani dei TSM, ottengono così i loro primi tre obiettivi. Anzi, tutto sommato, 4 col messaggero della Landa, se ne vai a contarlo. Wow, incredible. Ah, è incredibile comunque come, nonostante le due uccisioni in corsia inferiore, questa duo bot, Caitlyn Lux, sembra essere... Guarda Bjergsen. Oh mio Dio. 1500 gol di vantaggio rispetto al suo diretto avversario ed è il campione più ricco della partita guarda con 300 gol di vantaggio. Guarda Kodisan quanto è indietro rispetto a Bjergsen. Già, e anche rispetto a Caitlyn, tutto sommato. Sì, esatto. Cioè, considera questo fatto. Esatto. Bjergsen ha 300 gold in più di Caitlyn. Caitlyn che ha una kill, prima di tutto. Leggermente ha una decina di CS in meno, ma ha preso 4 placche della torre bot e la prima torre in solitario. Bjergsen solo 3 placche è riuscito a prendere. E condivise, perché era con il jungler, con l'occhio del messaggero. Quindi la gran parte di quei soldi arriva dalla passiva di Twisted Fate e dalla cleptomanzia. Ai 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 ai. E che cleptomanzia, signori.
Vedremo però, perché adesso lo voglio vedere che sì, split push, ma al tempo stesso qualche piccolo team fight vorrei deliziarmi in questa, con questo campionato nordamericano, soprattutto Bjørksen. Chi meglio di lui potrebbe padroneggiare un campione del genere? Potrebbe regalarci qualche azione interessante. Qua Broken Blade sembra voler difendere la sua torre con si la presenza anche di Krieg. Si lancia in avanti, retrocede, cerca di assegnarsi uno stun su Kodisan e Vulcan per poi nuovamente retrocedere in zona franca. Niente di concreto alla fine, solo qualche altro colpo che vola a vuoto tra le varie composizioni. Bjørksen adesso con l'archibugio e ripetizione può cercare di trovare. Lira si lancia avanti su Smuti, la suprema anche da parte di Uni per rallentarlo. Arriva addirittura all'entrata trionfale lo Charm e quest'ultimo riesce a ottenere, grazie anche agli ultimi colpi, l'uccisione su Smuti. Dall'altra parte però qui facile Sven riesce a trovare l'uccisione su Vulcan. E poi qui Lira, nonostante la suprema ormai attivata grazie all'uccisione su Smuti, cade sotto i colpi proprio di Bjørksen. Già, ancora una volta Clutch Gaming che iniziano molto bene un teamfight, coordinando molto bene l'entrata tra Aatrox e Rakan, e portano un po' di caos distruggendo subito Smuti, ma questa volta i membri di TSM riescono a rispondere a tono con anche il teletrasporto di Broken Blade. E lo rivediamo qua in questo replay. Guarda Lira come si fa avanti, schiva l'entrata, o meglio il primo controllo, è una fantastica entrata da parte di Vulcan, che però lo manda proprio in mezzo ai guai. Subisce una marea di danni da Sven e Grieg. Nel frattempo Bjørksen continua a lanciare le sue carte, continua a fare una bella marea di danni. E sì, c'è la resurrezione da parte di Lira, ma quando è tornato in vita un autoattacco, mi sembra che una carta. Ha lanciato la carta e poi l'autoattacco potenziato con la virtù della 3D ha scoppiato la vita di Lira. Sì, fenomenale. Se queste sono le premesse, non vedo l'ora di vedere adesso un bel team fight concreto con tutti gli HP tratto proprio liscio, pulito, clean, 1v1, così proprio per vedere per bene. Questo mi sa dubito. Che non avrà molte occasioni di vederlo, perché Bjørksen lo prevedo parecchio impegnato nello split push d'ora in poi. Ha un MC spada nel suo inventario che potrebbe presagire un frammentino infinito. Mamma mia, quello sarebbe molto succoso. Ma bro, carte che fanno male. Sì, come dicevamo, c'è veramente una enorme versatilità con questa build di Twisted Fate, perché appunto Nemesis oggi in Europa ha optato per una build. Oh! Attenzione, l'ottimo groviglio, poi la suprema da parte di Damonte, quest'ultimo porta in avanti anche il GLP Extech, poi la Q, il doppio attivazione, la triple purtroppo non trova nuovamente Bjørksen, costretto alla ritirata, però ottimi danni di risposta. Sì, e come stavo dicendo, in Europa oggi abbiamo visto Nemesis optare per una build più on hit, con immediatamente dopo la virtù della triade la speranza perduta e poi l'archibugio ripetizione, Fura di Guinzo e poi così via. In realtà qua Bjørksen invece sta optando per una build più AD, più pesante sul danno. Si vuole proprio con fare due o tre carte scioglierti a tutti gli effetti un AD carry secondario. Sì, volendo puoi farlo. D'altronde dopo aver visto il press di attack su Nico che diventa un AD carry a tutti gli effetti. Eh già. Perché no? Sarebbe a vedere in ogni caso. Prova a pensare. Nico top AD, Twisted Fate AD mid, Kindred giungla, Kindred giungla, e poi Caitlyn o chiunque tu voglia. E a questo punto mettiamo pure un Pyke support. Così gli avversari piccano Rammus e prendono un tank, no, lo riempiono di corazze ed è finita. Però sarebbe bello vedere 4 AD carry praticamente trasformabili. Che goduria. Comunque, cose che non vedremo mai. Detto questo, portiamoci nuovamente qui in diritto d'arrivo. Adesso, dopo alcuni reset di ondate, si riportano nuovamente nelle varie corsie per cercare ovviamente vantaggio, risorse e anche pushare lentamente le ondate verso i Clutch Gaming, che, l'abbiamo detto, ottime iniziative, ma non riescono mai a chiudere senza avere uno o due morti dalla loro. Purtroppo sì, purtroppo Clutch Gaming, la partita sta un pochino stagnando, arrivati a questo punto, perché teletrasporto addirittura da Bjørksen per andare immediatamente a difendere la corsia superiore. Non vogliono cedere niente questi TSM. E ogni volta che i Clutch Gaming cercano di muoversi in qualche modo per ottenere qualche vantaggio, i TSM hanno la risposta giusta. Che sia un engage, come abbiamo visto prima in corsia centrale con Lira e Vulcan, o che sia una situazione di split push, come abbiamo visto adesso in corsia superiore con Damonte. Semplicemente TSM hanno il vantaggio, lo stanno mantenendo e non solo, lo stanno sfruttando per accumularlo, stanno un po' investendo sul loro vantaggio. Adesso il secondo drago che sono riusciti a portarsi a casa, e più andrà avanti la partita, più i Rally e Twisted Fate saranno minacciosi nello speed push sulle strutture esterne. Con queste virtù della triade, i loro auto-attack faranno veramente i buchi su quelle strutture. E se continui a mantenere Lux e Caitlyn in corsia centrale, affiancate anche da un Gragas, possono wave clearare per sempre e hanno
ottimi strumenti di disengage qualora i Clutch Gaming cercassero un'aggressione. Non solo, chi è rimasto indietro è stato proprio Cody Sun, che più volte si è spostato. In ogni caso, quei piccoli pop-up esplosivi dopo i colpi di Caitlyn, infatti mi hanno subito fatto cadere l'occhio, ma aspetta, ma quell'animazione, esatto, frammento di infinito al fianco del predatore d'essenza, ha già un fervore di Zial come oggetto che sta iniziando a costruire, e inizia a fare davvero tanti danni, Sven. Sì, è abbastanza strano vedere predatore d'essenza su Caitlyn, però sta diventando sempre più popolare questa build da frammento infinita e predatore d'essenza come primi due oggetti per avere subito quello spike di danni per andare esplosivo a contendere in qualsiasi scontro, qualsiasi teamfight, soprattutto quando hai un personaggio come Caitlyn che scala molto bene con l'attacco fisico, perché i suoi colpi alla testa sono a tutti gli effetti praticamente colpi critici, quindi più AD hai, più danno bonus ottieni. Più danno. Attenzione Vulcan, si fa in avanti. Sven ha comunque sempre il favore della gittata dalla sua. Ovviamente però deve rispettare Cody Sun nello stesso lira. Attenzione qui, Grey che si porta in avanti. Ottima! Il controllo, poi arriva da Bjergsen da dietro, su da monte. C'è anche le cannonate da parte di Uni per cercare di guadagnare tempo. Qui un ottimo controllo alla Suprema. Arriva il laser e il colpo neanche alla Suprema. Semplicemente la Q da parte di Sven pone fine alla vita di da monte. Ben gestito questo scontro da parte di TSM, che rispondono ottimamente a un engage di Vulcan. Lo immobilizzano con il legame luminoso di Lux e un barile di Grig che ha cercato di rigettare Vulcan in mezzo al proprio team, invece lo riporta un po' sulla difensiva grazie al flash di Rakan. Ma una fantastica risposta con il destino di Bjergsen per portarsi in mezzo al teamfight, chiudere un po' da monte su due lati. Da monte chiuso da tutto quel muro di trappole, costretto a un flash scomodo, colto ancora una volta la Suprema di Irelia, e poi i danni di Caitlyn dalla distanza sono stati abbastanza. Rivediamolo, e occhio a Damonte, al suo posizionamento, non riesce mai veramente a inserirsi, perché da un lato a Bjergsen che lo stunna, dall'altro a tutti i membri di TSM che lo impensieriscono, e quindi è costretto a fare un flash che lo porta in un choke point dove poi viene colto dalle ulti di Irelia, di Lux e infine la Q di Caitlyn per dargli il colpo di grazia. Damonte purtroppo non ha mai avuto una vera e propria chance. E effettivamente vediamo, sì, frammento di infinito per Bjergsen. Già. Inizia a essere complicato per i Clutch Gaming, che qui nuovamente cercano un'azione, trovano la morte. E fino a quando potrei continuare a fare così? Non tanto, perché già, più vai avanti e saranno più loro poi a iniziare il team fight, i TSM. Sì, ed è una situazione che non puoi permetterti se sei Clutch Gaming. Puoi cercare di infastidire un po', puoi cercare di far scalare Gangplank, ma in fin dei conti quando hai soprattutto due tiratori a tutti gli effetti nel team avversario, continueranno a scalare sempre di più. La pressione nelle side lane da parte di Twisted Fate e Irelia diventerà sempre più imponente, e i TSM potranno stiracchiarti con il loro macro, semplicemente di richiamarti da un lato all'altro della mappa e costringerti in situazioni in cui non vuoi trovarti. Poi Sven per adesso ha chiuso anche il suo terzo oggetto, quindi due mid laner e corsa inferiore con tre oggetti, mentre solo per uno il terzo oggetto. Ottimo comunque il terzo per cercare di andare anche un po' a ledere un po' di penetrazione maggiore. Sì, in realtà anche da parte sua componenti sì, stanno cercando una vera e propria conclusione i Clutch Gaming, ma non riescono a trovarla né nelle loro build né nell'esecuzione. È un problema perché per l'appunto Sven e Bjergsen richiameranno così tante attenzioni, ma soprattutto tre teletrasporti per l'appunto, quindi la possibilità di volare da una parte all'altra della mappa qualora ce ne sia bisogno. Sì, teletrasporti, e senza neanche considerare la Supreme Twisted Fate, esatto, che è un altro destino, spostamento globale che può aiutare Bjergsen a manovrare. L'abbiamo menzionato prima quando parlavamo del Twisted Fate di Crown, come questa sia una risorsa che può aiutarti a rimediare un po' a errori di macro per permetterti appunto quello spostamento rapido gratis, tra virgolette, ma può essere usato con altrettanta efficacia in maniera offensiva. Assolutamente. Forzando invece errori di macro da parte del team avversario e portandoti in ulteriore vantaggio. Sta per arrivare un altro drago, adesso approdato, drago se non erro della montagna. Adesso qui lo vedremo subito, trappole piazzate, qui vediamo la potenza di Caitlyn, trappole ovunque che possano bloccare l'accesso a chiunque dei Clutch Gaming possa anche solo affacciarsi. E questo è un terzo drago elementale che quindi TSM riescono a raccogliere senza alcun problema, andando a completare il quadro. Oceano, nuvola, adesso montagna. Perfetto, è un dipinto. Adesso vedremo però, perché effettivamente la parte importante si sta iniziando ad arrivare, come con il minutaggio un po' più maturo. I TSM a breve sfereranno il colpo e si sentirà. E forse per il Clutch Gaming la cosa migliore è proprio i TSM che cerchino l'ingaggio
resistere e poi tra cannonate di uni, l'ira che si fa in avanti con la Suprema, cercare la prima uccisione e portarsi avanti poi. Sì, il fatto è semplicemente che i TSM non cercheranno mai l'ingaggio. Esatto. I TSM possono permettersi di farsi avanti nelle side lane e sfruttare la presenza di Bjergsen e di Broken Blade, la pressione che possono avere sulle strutture per costringere l'avversario alla fuga, come abbiamo visto in questo caso per Damonte, che non ci è morto solo per miracolo, e costringere i Clutch Gaming a cercare di rimediare a questi movimenti di mappa che i TSM possono imporre con così tanta facilità. Staremo a vedere in ogni caso, perché per l'appunto sta diventando problematica la situazione ed è qualcosa che abbiamo già visto e rivisto in questa serata. Un incontro con Broken Blade, scambio di colpi, ma potrebbe essere chiuso, invece no. Vulcan si lancia in avanti, Suprema di Broken Blade per rallentare l'avanzata nemica, poi il flash difensivo, Grig spanciata, trova il controllo, lo studio di Broken Blade, si porta in avanti, cannonate per evitare che il team di TSM si porti in avanti. Per cui l'ira, la Suprema, il primo Q su Grig, ma non può fare altro che retrocedere. Sì, nei team fight abbiamo visto che effettivamente i Clutch Gaming, quando riescono a eseguirli correttamente e a non farsi kaitare ovunque e prendere danni gratis, riescono a gestirli molto bene, perché loro è una composizione che li sa gestire. Hai un Aatrox che è terrificante in uno stato di team fight, Xayrakan hanno un ottimo engage e un ottimo danno consistente, e Damonte con quella Nico da potenziamento glaciale offre non solo tutti quei controlli e rallentamenti, ma anche tutti i danni che Nico AP ha dalla sua. Quindi effettivamente i Clutch Gaming vogliono trovarsi in una situazione dove sono un 5 contro 5, dove stanno teamfightando, ma i TSM, con i movimenti di mappa che hanno da loro, come dicevi, tutti quei teletrasporti, il destino non glielo permetteranno mai. Non solo, ma nuovamente campo di protezione, trappole, lumi, hanno tutto. C'è un teletrasporto però da parte di Damonte, ma è tardi e in questo momento si sta trovando in una brutta posizione. Utilizzato comunque le ombre gemelle, si porta in avanti col GLP, blocca Bjergsen, ma in realtà si è semplicemente portato in una brutta posizione. Poi qui addirittura in utilizzo da parte di Broken Blade della Stasi, Damonte ottimo utilizzo della copia, più il flash, ma si è chiuso in una prigione da cui Damonte non può uscire. Damonte nella tana del barone non ha via di fuga, alla fine riesce a guadagnare un po' di tempo, ma il Baron è andato nelle mani di TSM. Clutch Gaming che adesso cercano di sfruttare un pochino questa pressione mid. Suprema di Broken Blade si può lanciare tranquillamente su uno e trova lo stun, gli ultimi colpi, Smoti cerca e trova però su Vulcan la prigione luminosa, non riesce a seguire Uni che è costretto ovviamente alla ritirata con pochissime HP, una manciata, ma adesso è detto, il favore del barone è dalla parte di TSM e si portano avanti. Già, vediamo un po' questa torre su questa corsia, in corsia centrale come primis, ma vediamo già Bjergsen e Grig che si dirigono in corsia superiore, dove li aspetta una piccola ondata di servitori da potenziare con quella mano per andare ad attaccare la struttura. Bjergsen fa dei danni abbastanza, oserei dire, atroci. Sì, sì, se la patteggia tranquillamente con Caitlyn. Ma poco importa, hanno dalla loro per l'appunto la mano del barone, i danni. E qui purtroppo Damonte quel teletrasporto, a breve lo rivedremo, eccolo, per l'appunto, si è chiuso da solo. Sì, gli è costato un po' caro, l'idea era buona, cercare un flank con Nico AP, e alla fine anche ha trovato dei buoni danni, ma c'erano veramente poche vie di fuga, soprattutto considerata la situazione in cui il resto del tuo team era, dove in quello che era effettivamente un 4 contro 3, 2 più o meno, non sono riusciti ad avanzare oltre la linea di trappole di Sven e non sono mai stati in condizioni di poter contestare, perché hanno impostato la fase barone in maniera eccellente TSM, già, bloccando ogni via di possibile ingaggio. Anche solo lì ha perso 6 ore almeno per pulire quel lume, con la paura di poter essere ingaggiato, perché sì, effettivamente tu non avevi neanche visione sul barone. Sì, assolutamente. Ora ombre gemelle che danno un po' di visione sul trittico Caitlyn, Lux e Gragas. Bjergsen che ha completato come quarto oggetto un predatore d'essenza, quindi continuando tutti gli effetti a D-Carry. Ormai quel Twisted Fate è praticamente uscito da una corsia inferiore. 2-3 carte, critico a manetta, bene, insomma, autoattacchi a profusione. Sì, 75% di critico ormai. Cosa vuoi che sia? Ormai è, appunto, te l'ho detto, un tiratore a tutti gli effetti, è come avere una seconda Caitlyn. No, ma metticelo un altro 25%. È come avere una Caitlyn che ti stunna. E si può teletrasportare ulteriormente, quindi ti può anche chiudere la strada, così fai Caitlyn da una parte e Caitlyn dall'altra, che bello. Ripetiamo, con anche il favore del barone, per i Clutch Gaming la situazione sta iniziando a diventare tragica. Sì, adesso si fanno avanti TSM su questa torre interna e l'ira ha sentito quasi metà vita. Già. Per un'attacca, un'attacchettina
sarebbe rimasto a metà vita. E ovviamente se l'Ira ha questi colpi in faccia, l'intero team deve retrocedere e lascia anche questa seconda ed ultima torre interna della corsia inferiore. Bjergsen, adesso che non ha teletrasporto né Suprema, si è affiancato al suo team per assisterli nel push, per essergli presente qualora si scatenasse un team fight, perché ricordiamo la composizione da Clutch Gaming comunque riesce a gestirsela molto bene nel team fight e non vogliono rischiare un 5 contro 5 TSM. O meglio, addirittura utilizzo della Suprema da parte di Bjergsen per dare manforte a Broken Blade, uno è utilizzato la propria di Suprema per dare aiuto invece in corsa inferiore e pulire velocemente le ondate, ma questo gioco veloce, questo gioco di prestigio da parte di Bjergsen permette ai TSM di ottenere anche l'ultima torre della corsia centrale. Già, stavo dicendo, forse sarebbe meglio dire non voglio rischiare il 4 contro 4, 4 contro 5 da parte del team avversario. Qualora i Clutch Gaming volessero ingaggiare, Bjergsen vuole esserli presente per aiutare il suo team. Adesso linea di trappole e per i Clutch Gaming diventa veramente difficile difendere questa struttura. Torre dell'inibitore che è quasi caduta. Ed è un peccato perché in quel momento erano 4 contro 3 ed era il momento giusto per provare a ingaggiare, ma dove puoi ingaggiare? Già. Vuoi veramente andare di faccia con Vulcan? Ti possono sbalzare via, ti possono bloccare con legame luminoso. Tre colpi di Sven e sono sicuro che Vulcan muoia, anche meno. E ormai sembra che la differenza sia così elevata tra le due squadre che anche un ottimo teamfight dal lato Clutch Gaming non sia abbastanza per fermare l'avanzata di TSM. E qui li vediamo per l'appunto. Cadono tutte le torri a protezione degli inibitori. Inibitori nudi, crudi e scoperti. E adesso i TSM possono farsi avanti per andare a contestare anche quelle strutture. Destino utilizzato da Bjergsen per avere visioni complete e potersi spostare liberamente qualora ce ne fosse bisogno, ma la pressione su tutte e tre le corsie rimane costante da parte di tre membri di TSM che stanno demolendo strutture. Operazione deal da parte di TSM che lentamente, poi qui Lira cerca l'ingaggio, arriva nel knock up, questa volta è proprio su Caitlyn. Sven costretto alla ritirata, il flash difensivo, ma intanto Broken Blade insieme a Bjergsen chiudono anche l'inibitore dopo quello centrale, quello della corsia superiore. Vanno quindi a disingaggiare i Clutch Gaming. Buona iniziativa, non trovano però effettivamente le uccisioni a quel punto, costrette a retrocedere perché Bjergsen e Broken Blade fanno il bello e il cattivo tempo. Già, quello era un tentativo di engage 4 contro 3 ed è andato così, con due inibitori che cadono per te. Non ideale per i Clutch Gaming, che adesso quell'inibitore della corsia inferiore rimane ancora in piedi, ma una manciata di HP, TSM decideranno di non avventurarsi troppo avanti. Voglio tornare in base, resettare, spendere i soldi. Tra meno di un minuto arriverà il barone nuovamente sulla landa. Ed è un peccato perché Sven aveva quel flash. Non avesse avuto quel flash, Vulcan sarebbe riuscito a trovare i controlli insieme a Lira e sarebbe stata un'altra storia. Ma purtroppo il flash c'era e la storia la scrivono in TSM. 20 secondi al barone, ritornerà la propria tana sulla landa degli evocatori e immagino che finisca come lo scorso barone. Quindi protezione, adesso qua già li vediamo subito lumi di controllo della visione che vengono messi da Smuti e lo stesso Grig, l'ente dell'oracolo, per andare a pulire ulteriore visione. Attenzione, c'è un teletrasporto però da parte di Damonte, magari vogliono provare a chiudere semplicemente per riunirsi ai suoi compagni di squadra. Adesso cercare di contestare un pochino appunto questa visione attorno alla tana del barone. Nel frattempo però c'è Bjergsen in corsia inferiore che continua a spipusciare in pochi secondi al suo teletrasporto, ma ha la Suprema disponibile, quindi c'è sempre quella risorsa per unirsi ai suoi compagni di squadra. Huni è il campione designato per difendere la base, ma corsia superiore si sta accumulando una bella ondata a cui dovranno presto rispondere i Clutch Gaming. I TSM lo sanno e quindi ce la stanno giocando comoda attorno a questa tana del barone. Non solo, ma finché Bjergsen continua, attenzione qui Uni adesso in questo momento si fa vedere, si porta in avanti, c'è però il teletrasporto, o meglio la Suprema utilizzata questa volta in direzione tana del barone, invece no, si è portato indietro verso la corsia centrale. Intanto qui tranquillamente i TSM giocano con questo barone e ottengono nuovamente teletrasporto in base alla parte di Broken Blade si porta in avanti e anche Twisted Fate si portano tutte e due su questa torre grazie anche al favore del mano del barone. Uni ha saltato la Suprema di Broken Blade, lo costringono ovviamente col premio di Stark proccato a retrocedere, ma i danni di Bjergsen sono troppi per far fronte. Poi qui Lira cerca e trova l'uccisione, si porta adesso in avanti, c'ha i danni, si lancia dentro lo stesso Damonte, cade l'angelo custode, arriva da parte Broken, ma arriva la cavalleria di TSM, si porta in avanti su il povero Lira, non ha più la Suprema attiva, c'ha l'angelo custode, adesso quest'ultimo cade, ritorna in vita ma solo per cedere nuovamente sotto i colpi di Sven. E ora le due torri del Nexus sono cadute ormai, il TSM ad un passo dalla vittoria, questo Nexus deve cadere. Smuti trova l'uccisione sul supporto e poi infine un'ultima uccisione per chiudere le danze. GG TSM, si portano a casa una vittoria decisamente convincente. Beh, direi più che convincente, hanno un po' preso il loro tempo, diciamo,
ce la sono presa un po' comoda. Sicuramente. Potevano pressare un po' di più. Forse, forse, devo essere sincero, l'itemizzazione da parte di Bjorksen in maniera un po' più aggressiva, meno danni sulle strutture, più danni ai campioni, non ha effettivamente favorito questo veloce incidere sulla partita, ma se la sono presa anche un po' comoda, tutto sommato. Volevano proprio una partita pulita, perfetta, diciamo, piano piano, lanciamo, esatto, sicuramente avanziamo. C'era possibilità di esprimere un po' meglio il potenziale in split push di Twisted Fate, ma comunque un'itemizzazione che ha permesso a Bjorksen di avere ottimi risultati sia appunto in quella fase di split push che anche in fase di team fight. Abbiamo visto che critici lanciava ormai con quelle carte arrivati a fine partita, e purtroppo per i Clutch Gaming non sono riusciti a fare fronte a questa impostazione di mappa quasi perfetta da parte di TSM, un macro veramente impeccabile, gestendo molto bene sia l'1-3-1 che la pressione sugli obiettivi, la pressione sulle strutture. L'unica vera sbavatura, forse, all'inizio Grieg si porta in avanti su quel team fight in corsa inferiore, dove Lira ha trovato le due uccisioni sui TSM. Però tutto sommato dici, vabbè, ci poteva anche stare, tutto sommato non te l'aspettavi un ingresso del genere, quel misunderstanding con la suprema dello stesso Grieg. Per il resto però poi l'hai detto tu stesso, praticamente perfetta come partita. Sì, è partito tutto da appunto Bjorksen che continuava ad accumulare oro, l'abbiamo visto, diversi aggiornamenti durante la partita, quanto oro stesse raccogliendo e quanto in fretta è riuscito a chiudere gli oggetti che gli servivano, quindi veramente ben fatto da parte loro. Adesso vediamo se ci sarà per l'appunto l'intervista proprio a TSM. Hanno dominato queste ultime partite. Come ti senti di questo game? È stato molto diretto. È stata una partita lenta, ma è stata molto controllata perlomeno. Gli ultimi due game li ho giocati bene, mi sento molto bene delle mie performance. Domani giocherete contro i Cloud9, un test ben diverso da quello di oggi. Come vi approccerete a quella partita? Non sembrano particolarmente assurdi questo split. So che solitamente i TSM perdono contro loro, ma ho buone speranze per il matchup. Effettivamente li vedremo domani. Non sarà facile per loro, come lo è stato per oggi per gli Optic Gaming. Devo essere sincero, ottima la performance da parte dei TSM, ma non mi sento di dire che sono tornati i TSM dello Spring Split, che ci hanno deliziato con belle performance, perché i Clutch Gaming li conosciamo, sono molto coin flip nelle loro performance. La cosa più particolare è che più partite vedo di questi TSM, meno mi sento di dire che sono tornati i TSM, esatto, dello Spring Split, o comunque i TSM di un tempo, perché sembrano essere i TSM nuovi, completamente, sì, non completamente rinnovati, però che continuano a rinnovarsi. Sembra che ogni partita si aggiornano. Sembra che ogni partita stiano cercando di tirare fuori qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare, e avere un po' un eventuale asso nella manica da proporre in partite un pochino più importanti, quando ci avvieremo poi verso i playoff, verso quelle serie best of five, che è sicuramente una risorsa che i TSM, soprattutto negli anni passati, non ci avevano dimostrato molto. Ci avevano sempre dimostrato di essere una squadra molto monodimensionale, che aveva un modo di giocare a League of Legends e non voleva troppo distaccarsi. Invece, questo è vero, con già questo split, stili molto diversi, da comp Sonatari Kekarim a questa comp tutta incentrata sullo split push con il Twisted Fate AD, veramente, sono veramente soddisfatto della crescita che i TSM hanno avuto durante tutto l'anno, non solo lo Spring Split ci ha dato qualche piccola iniziale, esatto, chicca con cambiamenti vari in draft, esatto, e qui poi sono esplosi. Anzi, ti dirò, chi si è più avvicinato a quel, non dico monodimensionale, ma a quell'impostazione un po', forse sono stati proprio i Cloud9 che sono rientrati un po' tra le loro formazioni, forse anche col cambio di Niski su Jensen, ma in ogni caso